Le api hanno un'importanza vitale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Sono state decimate dall'uso smodato di pesticidi. Ed ecco appunto un gioco sulle api, per farci capire cosa un'ape fa e come è suddiviso il lavoro all'interno di un alveare. In questo gioco partiremo come piccolo fuco. Inizieremo vedendo tutto sfocato finché una simpatica apetta non ci spiegherà come muoverci all'interno del gioco. I comandi sono molto semplici, infatti credo che questo gioco sia destinato a un pubblico di più piccoli. Nonostante sia un gioco PEGI 7, io credo che sia un gioco destinato a tutti. Probabilmente le scene in cui dovremo combattere contro le più cattive vespe hanno fatto alzare il PEGI, ma questo gioco non è assolutamente violento. Il nostro primo compito sarà quello di andare in giro a trovare il polline. Faremo un tutorial all'interno del nostro albero casa e poi ci sposteremo all'esterno, dove potremo trovare un ambiente pieno di fiori, un parco con vicine altre zone da scoprire. E per non lasciarci da soli, per guidarci all'interno del gioco, avremo delle missioni da compiere. Quindi non possiamo assolutamente perderci e non ci perderemo nemmeno all'interno della mappa, avendo in alto una bussola che ci indica ogni direzione. La strada di casa è quindi sempre assicurata, almeno io che non ho memoria posso sempre ritrovare la retta via. Sembra banale raccogliere polline passando su fiori o posandosi sui cibi degli umani, ma per ogni oggetto c'è una descrizione in game che ti fa apprezzare lo studio fatto, aggiungendo al gioco quel momento di insegnamento che non fa mai male. In game ho incontrato anche l'ape regina, ovviamente la più grossa di tutte. Questa attenzione alle proporzioni mi è molto piaciuta. Non so se nel gioco, progredendo, si possa mai diventare ape regina. Sarebbe bello, potrei formare il mio alveare, non l'ho ancora testato. Fra le tante cose fatte, ho aiutato un'ape anziana, che aveva mangiato delle mele fermentate, quindi si era un attimo ubriacata. Non ricordava chi fosse e dove fosse la sua casa. Inseguendola in una sorta di minigame, l'ho riportata sulla retta via. Inoltre sono andato a parlare con altre api riguardo la signora che aveva del polline raro. Sì, perché nel gioco il polline va da comune a raro, un po' come ci ha insegnato Fortnite. A dire il vero, nella realtà non so se api di diverse alveare siano fra loro amichevoli, ma comunque ho trovato la signora, l'ho inseguita, ho rubato il polline raro e sono uscito. Prima però di avere questa informazione, il gioco mi ha obbligato a fare una gara con quest'ape ricca di informazioni. Questo è uno dei 4 minigame presenti nel gioco, forse quello che ho meno capito. Fatto bene, ma i controlli non ti permettono di correre veloce come vorresti. Non riesci a controllare l'ape così come vorresti. Cosa fatta bene invece in questo minigame è la presenza di sciami di mosche che ti fanno rallentare, e venti che possono aiutarti o ostacolarti, bonus per andare più forte. Insomma, è una gara da vincere. Alla fine di ogni nostra uscita torneremo al nostro alveare, depositeremo il polline raccolto e andremo a svolgere qualche mini compito all'interno del nostro albero a casa. Albero che scopriremo sta per essere abbattuto. Purtroppo la deforestazione sta decimando tante specie animali, e fra queste anche le api. Io ho preso questo gioco perché volevo provare un simulatore di api. Forse non è un vero e proprio simulatore. Non tutto sarà realistico al 100%, ma la parte bella di questo gioco sta nelle informazioni che riesce a passare. Non tutti lo sanno, ma le api non sono così aggressive con l'uomo, difendono la colonia, attaccano se minacciate, ma non sono pericolose. Ovviamente, nella vita reale non avvicinatevi a un alveare, la colonia viene sempre protetta. Discorso diverso invece con le vespe, che attaccano a prescindere e sono molto molto aggressive. Saperle distinguere è importante. Mi sento di consigliare questo gioco. Sì e no, non saprei. L'ho giocato, non mi ha lasciato sbalordito. Forse mi aspettavo qualcosa in più, però non mi sento nemmeno di bocciarlo. La parte legata agli insegnamenti è molto carina, soprattutto per me che adoro i documentari e che non mi perdo mai niente legato al mondo animale. Spero che questa breve recensione vi sia piaciuta. Noi ci sentiamo nelle prossime recensioni. Ciao!